Ciao a tutti e bentornati sul canale di Arzreggia Le Vie dell'Essere. Oggi andiamo a parlare di un altro Sabba che cade proprio appunto in questo periodo, in primavera, ovvero il Sabba di Ostara. Questo Sabba è la festività che rappresenta e festeggia, appunto celebra, la rigenerazione, il rinnovo, la rinascita, diciamo, ecco, della natura. Di nuove vite, la nascita di nuove vite, della fertilità. Quindi non a caso questa festività cade proprio il giorno dell'equinozio di primavera. Quindi questo sta a simboleggiare proprio un nuovo inizio, un nuovo periodo, dopo tutto il freddo dell'inverno. Dopo che c'è stato Imbolc, ovvero il ritorno della luce, quindi già si riaccendeva una sorta di speranza, adesso le cose sono concluse, diciamo, ovvero è arrivata finalmente la primavera e finalmente possiamo rinascere, rigenerarci di nuovo, riaprire gli occhi al sole, al caldo, ai fiori che crescono, agli animali che, diciamo, in questo periodo tantissimi animali in realtà hanno un periodo fertile, quindi simbolo di fertilità, di abbondanza, di prosperità. In effetti, come ben sapete, i simboli di Ostara sono principalmente magari la lepre, proprio perché sa simboleggiare questo animale la fertilità, l'abbondanza, la prosperità, la produttività anche. E le uova, perché comunque appunto sono simbolo di qualcosa che deve nascere. Poi ovviamente tantissimo, tutto ciò che è natura, tutto ciò che sono i fiori che finalmente rinascono, le piante, gli alberi che rifioriscono dopo che in inverno erano magari secchi. Quindi tutto ciò che rappresenta il nuovo inizio, la nuova riapertura, diciamo, il nuovo nascere del sole, del caldo, della natura e della vita. Diciamo che parlando in termini storici, questo Sabba proviene come la maggior parte dalle popolazioni nordiche e celtiche che chiamavano questa festività Eostre. In onore della dea appunto Eostre, che era la dea appunto della fertilità e della vita. Non a caso queste tradizioni sono state riprese poi ovviamente dal neopaganesimo e successivamente dal cristianesimo che ha creato la Pasqua, ovviamente. Infatti, se voi sapete, a Pasqua che cosa si fa? Si mangiano le uova, c'è cioè il coniglietto pasquale e tutti questi sono simboli derivanti da Ostara. Inoltre, se voi ci pensate, in inglese la parola Pasqua si dice Easter, è scritto proprio Easter, quindi è un chiaro richiamo alla dea Eostre. Quindi queste tradizioni, diciamo che ci sono pervenute da tantissimi, tantissimi anni fa, da queste popolazioni nordiche che hanno sviluppato appunto queste festività e ci sono pervenute fino ad oggi. Se ci pensate, anche il cero pasquale che si accende in chiesa è una tradizione che deriva appunto dal Sabba di Ostara, perché le sacerdotesse che pregavano appunto la dea Eostre accendevano in suo onore la sera dell'equinozio di primavera. È proprio un cero che si lasciava bruciare fino al mattino dopo. Quindi, consigli per celebrare questo sabba, semplicemente a livello interiore io vi consiglio sempre di aprirvi a qualcosa di nuovo, aprirvi alla rigenerazione, al cambiamento in positivo, ovviamente, quindi a un nuovo inizio, iniziate dei nuovi progetti. Diciamo, rinascete anche voi insieme alla natura circostante, quindi anche la vostra natura interiore magari ha bisogno di una rinascita, quindi riaccendetevi dopo tutto il freddo, dopo tutta la cupezza dell'inverno, dei mesi freddi, riaccendetevi, rianimatevi e riniziate a vivere, a praticare nuove cose. A vivere, diciamo, al
al massimo delle vostre possibilità, ecco, quindi comportatevi come si comporta la natura esterna, quindi la natura rinasce, si rianima, c'è il sole, c'è il caldo e così voi dovete essere al vostro interno. Poi a livello esteriore, diciamo di corrispondenze che posso darvi per celebrare questo sabato, diciamo che vi consiglio di utilizzare tutta la natura possibile, quindi tutto ciò che indica la rigenerazione, la rinascita appunto della natura, quindi i fiori primaverili ovviamente, quindi i fiorellini di campo, tutto ciò che è colorato, che rappresenta l'abbondanza, quindi in questo sabba magari potete anche riempire parecchio il vostro altare o comunque il luogo che dovete addobbare magari, no? Quindi mettete tanti colori, tanti fiori, tanti nastri, tanti simboli anche di prosperità, di abbondanza, quindi anche magari delle, che ne so, delle statuette di animali come per esempio il coniglio, la lepre, oppure appunto delle uova. Quindi quando eravamo bambini io mi ricordo che a Pasqua noi decoravamo le uova sode, quindi facevamo le uova sode e le disegnavamo, le decoravamo, le coloravamo. E questa cosa la potete fare anche voi perché comunque è una tradizione che proviene appunto da Ostara, quindi tutto ciò che simboleggia l'abbondanza, la nascita, la fertilità, potete benissimo utilizzarla, sbizzarritevi e decorate il vostro altare. Non ci sono infatti colori principali, diciamo, di questo sabba perché questo sabba è così acceso, così primaverile che sarebbe come dover descrivere qual è il colore della primavera, e la primavera ha tutti i colori, quindi utilizzate tutti i colori accesi che vi vengono in mente: il rosa, il rosso, il giallo, il colore del sole, l'arancione, il verde, il colore della natura. Tutti questi colori, tutte queste corrispondenze vanno bene. Quindi questo è un sabba prevalentemente gioioso, prevalentemente allegro, dove tutti non vedevano l'ora di arrivare perché si erano, diciamo, stufati dell'inverno, ovviamente, quindi si poteva iniziare di nuovo ad avere dei raccolti, ad avere appunto la fertilità in generale, sia dal punto di vista dei raccolti, sia dal punto di vista del cibo, degli animali, quindi venivano allevati molti più animali. Anche le donne, ovviamente, magari entravano in un periodo più fertile e quindi c'era anche l'allargarsi delle famiglie, quindi la nuova vita anche dal punto di vista umano. Per cui ecco, siate allegri, gioiosi, accesi come lo è questo sabba. Quindi detto questo, io vi auguro un buon Ostara, una buona Pasqua, quello che volete, e un buon equinozio di primavera, un buon nuovo inizio e una buona stagione primaverile. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e come sempre vi auguro una buona pratica.